Mi avete chiesto in questi giorni di dare la mia opinione sui fatti successi ovviamente a Colleferro, dove un ragazzo ha perso la vita durante una rissa. Più che una rissa, io direi durante un pestaggio. In particolare un ragazzo che non voleva combattere, ma semplicemente che voleva difendere un suo amico. Oggi ve ne parlo perché sono coinvolti delle persone che si sono, tra virgolette, fregiate del titolo di fighter. E questo è molto importante chiarirlo, perché altrimenti, come al solito, la stampa ci marcia sopra. Scuola di botte. Siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto. Cicalone ti insegna i pugni molto utili, ma se fai il prepotente diventano inutili. Se tu sei ciccione, noi ti aiutiamo. Da oggi basta monnezza e segui un piano. I fatti sono questi: 5 persone infieriscono contro una persona. La persona, a forza di prendere botte, muore. Questo poteva accadere con 5 fighter, con 5 persone normali, con 5 energumeni. In ogni caso, 5 persone possono uccidere una singola persona. Questo è un dato di fatto. Se poi un paio sono anche dei fighter e uno è anche un fighter professionista, questa cosa può incidere di più, perché chi è abituato a fare il fighter professionista è anche abituato a portare tanti colpi precisi e che fanno male. La verità è un'altra. È inutile che parliamo di fighter professionista di MMA, come la stampa adesso cade dalle nuvole. Ah, le MMA, queste arti oscure che si fregiano di tutte discipline, box, arti marziali. Raga, ma lo sapete che le MMA sono famose, sono conosciute, i ragazzi adesso le vogliono praticare? Gli esempi sono l'UFC, che giustamente ha anche due nostri atleti dentro, maestro parlato, sai, Alessio Di Chirico, Marvin Vettori, due professionisti. Questo qui, sono andato a vedere il cartellino di MMA, tra l'altro il cartellino MMA è una parola grossa perché ha fatto tutti i tornei quasi sconosciuti, nei quali lui, dopo due incontri a dilettante, ha detto che era diventato professionista. Cioè, è un marasma, un mare magnum di roba che ognuno può diventare professionista. Vuoi combattere professionista? Qual è la differenza? Non è che sei più forte se combatti a professionista, è che ti pagano e lo fai per soldi. Semplicemente questo. Perciò non è che diciamo questo era un professionista. Questo era uno che aveva deciso di fare il professionista con nei tornei che trovava, perciò in tornei sconosciuti, tornei minori, tutto quello che poteva capitare. Non è che era un professionista dell'UFC, non è che era un professionista che combatteva a Bellator o in altre grandi divisioni. Questa non è una scusante, era uno che si allenava, era uno che menava. Il fratello, da quello che mi dicono, io non ho ancora controllato, aveva dei trascorsi di pugilato, perciò i due fratelli bianchi sapevano menare. Aggiungici anche che ovviamente la vittima era una persona esile, che non faceva il fighter, non era resistente e probabilmente ha sofferto tantissimi colpi, è venuto fuori un massacro. Sono andati a menarsi, cioè, capite, ogni volta io vi dico, ma che va andata a mena a fa? No, ma quello mi ha guardato storto. Fregatene, ma che te ne frega se ti ha guardato storto? No, ma quello mi ha detto così. Ma fregatene, perché ci si perde solamente. Litigare, fare a botte, combattere, nonostante voi siate sicuri di poterla spuntare, perché vi siete allenati, perché menate tutto quanto, ci rimettete sempre. Nella migliore delle ipotesi vi denunciano, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore vi accoltellano, vi sparano o vi menano in 10, come è successo in questo caso. Persone che inutilmente hanno ucciso un'altra persona, un ragazzo come loro. Cioè, questo vi fa capire l'idiozia che c'è dietro. Ma poteva essere evitato questo fatto? Cioè, la prima domanda è questa. Andiamo ad analizzare il contesto sociale, dove crescono sti ragazzi, quali sono gli ideali di questi ragazzi. Questo faceva le MMA. Poteva essere nelle MMA che l'istruttore capiva che era un bullo, che era un poco di buono? Sì e no, nel senso, perché io dico spesso che è importante affidarsi a strutture serie? Perché oggi uno si sveglia, io insegno sta disciplina, insegno quest'altra, perché lì dove non c'è regolamentazione certa, se diventa professionistico, match, si insegna una disciplina che è la somma di tante discipline e si fanno tante cose. Sicuramente si può evitare se tu strutturi bene anche queste cose, ma non è che se quello non faceva MMA non sarebbe morto quell'altro. Cioè, il problema è sempre lo stesso: te che menano un poveraccio fanno sempre un danno. Questo è importante dirlo, che poi, come ho detto,
questo aveva dei skill di combattimento, sicuramente fanno ancora più danno, ma sono 5 contro 1 inerme, tra l'altro. Cioè non era uno che voleva fa botte, ma era semplicemente uno che voleva difendere un suo amico. Perciò io non farei il sensazionalismo dicendo fighter di MMA professionisti uccidono, perché non è così, è 5 balordi uccidono una persona innocente. Questa è la parte più importante. Che poi questi 5 balordi, 2-1, abbiano avuto degli skill in più è un'aggiunta, ma non è la cosa scatenante, perché no, sarebbe morto lo stesso se gli avessero messo le mani addosso 5 sconosciuti, 5 ubriachi, se avessero preso un coccio in bottiglia, se gli avessero fatto cadere un mattone in testa, eccetera. Perciò è inutile soffermarci sui fighter, criminalizzare le MMA, criminalizzare il pugilato non serve a niente. Serve solo guardarsi intorno e dire: che cosa gli ho offerto a sti ragazzi? Come li seguo sti ragazzi? Anche se poi di ragazzi non parliamo, perché è tutta gente che ha più di 20 anni. Perciò la riflessione è proprio quella: cosa potevate fare per evitarlo a livello globale, a livello di società? Che è la cosa più importante. Se avete altre cose da farmi notare o domande, scrivetemelo qua sotto.